Ultima edizione di Stadio News in studio, Marco Gullà. Il Palermo ha cambiato look, la vittoria di sabato scorso con la Fiorentina ha ridato smalto alla squadra rosanero, adesso serve la continuità. Francesco Guidolin in pochi giorni ha impresso una precisa fisionomia, un'identità concreta. Domenica allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, la formazione palermitana sarà ospite dell'Atalanta, una delle rivelazioni di questo campionato. Riprende oggi a Bocca di Falco la preparazione del Palermo in vista della delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Lo staff medico valuterà le condizioni di Marco Pisano, assente contro la Fiorentina per noie muscolari. Contro i bergamaschi assente anche Fabio Simplicio, che sarà squalificato dal giudice sportivo. Rientra invece Fabio Caserta, che contro i viola ha scontato il turno di squalifica. Domani in programma una doppia seduta d'allenamento. Dove può arrivare il Palermo? L'obiettivo è sempre stato quello di posizionarsi appena dietro le grandi. Lo ha dichiarato l'allenatore palermitano Francesco Guidolin. Ci sono stati anni in cui eravamo in grado di lottare per la Champions, ha proseguito il tecnico di Castelfranco Veneto, e sarebbe bello fosse sempre così, ma non c'è scritto da nessuna parte che il Palermo debba ogni volta centrare questi obiettivi. Bisogna vivere alla giornata, ha aggiunto, la concorrenza agguerita. Poi il tecnico ha parlato della permanenza o no di Amauri in rosanero. So che è seguito da tanti club e credo sia in grado di essere protagonista in Italia ed in Europa. Mi auguro tuttavia che resti a Palermo il più lungo possibile, almeno finché ci sarò io in panchina. L'anno scorso aveva allacciato un'amicizia particolare con la panchina, quest'anno invece ha preso in consegna la fascia sinistra e sta onorando il ruolo. Ciro Capuano è una lieta rivelazione. Com'è bello di vedere un Palermo che ce l'ha bene, ce l'ha a calcio, che fa divertire il pubblico, che mancava da tanto tempo quell'incitamento di sabato sera. Mi sono veramente emozionato e sarà veramente bello. Mi devo rifare dall'anno scorso, che devo scusarmi con tutti i tifosi, che mi sono preso un anno di ferie, quindi è anche troppo, sinceramente. Ho fatto veramente pochissime partite l'anno scorso e quest'anno deve essere completamente diverso. Quindi già ho fatto un avvio abbastanza bene, devo continuare così. Devo continuare così, anche perché ho le qualità per continuare così, e poi ho tanta voglia di mettermi in mostra qui a Palermo, perché merita veramente tanto questa città. Riprendono oggi gli allenamenti dell'Atalanta in vista della partita casalinga di domenica contro il Palermo. Dopo la sconfitta immeritata, rimediata a Torino contro la Juventus, la formazione bergamasca va a caccia di punti. Il tecnico nerazzurro Gigi Del Neri però per questo match dovrà rinunciare a Cristiano Doni, che sarà squalificato dal giudice sportivo. Indisponibile anche Rivalta, Talamonti e Costigna. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.